È vincitrice di 4 medaglie d'oro alle ultime Olimpiadi di atletica leggera, attuale primatista italiana sui 100 e 200 metri nel lancio del giavellotto, nel salto in lungo e nel triathlon. Nicola Orlando, classe 93, è la campionessa italiana paraolimpica che questa mattina è stata ricevuta dal sindaco di Fanoseri e da alcuni rappresentanti della giunta, nel quale hanno conferito un riconoscimento in merito ai traguardi atletici raggiunti. La pluricampionessa, arrivata nella città della Fortuna, presenterà, in occasione della Festa del Mare di Ponte Sasso, sabato 18 agosto, il suo ultimo libro autobiografico dal titolo Vietato dire non ce la faccio. Questo libro ho scritto insieme con Alessia Cucciani, che è una giornalista molto ovviamente brava, si chiama Alessia Cucciani. Abbiamo scritto insieme questo libro perché voglio fare capire ai ragazzi di imparare tanto e tanta volontà. E io amo la mia vita, sì, e sto continuando a fare tutti i viaggi che sto facendo, sono orgogliosa di me e anche sono molto fiera. Nicole è una giovane donna straordinaria, un atleta, come ho detto, un atleta nello sport, ma anche un atleta nella vita, perché il libro che ha scritto, Vietato dire che non ce la faccio, è uno stimolo importantissimo a superare le difficoltà. È detto da una donna, da una giovane donna che è partita nella sua vita con la sindrome di Down, quindi con una, se vogliamo, difficoltà rispetto agli altri. Ecco, lei ha dimostrato come la vita sia il dono più importante che noi abbiamo e che tutti gli strumenti che noi abbiamo quando partiamo nella nostra vita devono essere messi a valore. Nicole ci dà un grandissimo insegnamento sia nel vivere la bellezza della vita sia nel superare le difficoltà. Devo ringraziare l'Unione Sportiva di Ponte Sasso che ha accettato la mia proposta, il Consiglio Direttivo, e di creare uno spazio culturale all'interno di una festa popolare, gastronomica, e di creare questo spazio ad hoc per delle persone importanti, non solo per chi ama lo sport, proprio importanti per una questione di vita, di sociale. Il titolo di questo libro è stato un motto di tutta la loro vita e di loro la famiglia. Vietato dire non ce la faccio, proprio il massimo che è proprio l'espressione di Nicole e della sua bella famiglia.